Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Iniziamo con la statistica del mese di febbraio. Al 29 febbraio 2024 i fagnanesi erano 12.472. Nel mese di febbraio sono nati 2 bambini e sono decedute 9 persone. Saldo negativo purtroppo. Un abbraccio e un benvenuto a tutti i nuovi nati e alle loro famiglie e sentite condoglianze a tutte quelle persone che hanno perso i loro cari nel mese di febbraio. Buche e dissesti stradali. Avevo già segnalato la settimana scorsa che siamo a conoscenza di numerose problematiche sulle nostre vie comunali derivate dal maltempo, dalle temperature invernali o dei lavori non ancora conclusi della fibra ottica o da quelli dell'interramento cavi di Enel. Allora Enel la settimana scorsa ha fatto un piccolo intervento un po' posticcio proprio all'inizio dell'acquazzone che poi ha colpito tutto il fine settimana. Stanno per ripartire i lavori di conclusione del cantiere della fibra ottica. Se voi guardate vicino ai tagli molto spesso vedete dei segni fatti con lo spray rosso e quello sta a dire che lì dovranno asfaltare. Purtroppo la notizia è che poi durante il periodo primavera-estate ci saranno dei nuovi tagli strada per la fibra ottica, perché stanno arrivando varie richieste di taglio strada al comune proprio dalle aziende che si occupa per la fibra ottica. E il comune è intervenuto in alcune parti con gli operai per chiudere le buche del maltempo col catrame. Adesso con l'arrivo della bella stagione vediamo di trovare un modo un po' più definitivo e creare il meno problema possibile nell'utilizzo delle strade comunali. Ricordo che sono ancora disponibili dei giorni e delle settimane, qualche settimana per portare le memorie integrative al PGT. Come sapete l'amministrazione comunale ha avviato l'iter per la revisione del piano di governo del territorio e quindi è giunto il momento di portare le memorie integrative da protocollare al comune. Sul sito internet istituzionale trovate tutte le istruzioni proprio per fare questo passaggio con i vostri tecnici. Invece la settimana prossima, mercoledì, l'ufficio di polizia locale di Piazza Matteotti chiuderà alle ore 12 e giovedì sarà chiuso tutto il giorno. Perché? Perché stanno iniziando i lavori di trasloco dell'ufficio di polizia locale. Infatti da lunedì 25 di marzo l'ufficio di polizia locale sarà quello di Vicolo Sereni e il pubblico potrà essere ricevuto all'interno dei nuovi locali di Vicolo Sereni. L'inaugurazione ufficiale invece sarà il 6 di aprile, che è un sabato, alle ore 10.30, ma quello ne parleremo poi nei prossimi video. La settimana prossima invece il comune avvierà una ricerca di persone per svolgere le attività di rilevatori Istat. Sul sito istituzionale del comune sarà pubblicato l'avviso e i requisiti che devono esserci per essere un rilevatore deve essere la maggiore età e il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Stiamo cercando 10 rilevatori, per chi fosse interessato, quindi occhi aperti, settimana prossima sul sito uscirà l'avviso, poi lo ribadirò anche nel prossimo video di venerdì prossimo. Ricordo che è sempre attivo il momento nel video del il sindaco risponde, l'amministrazione risponde, per qualsiasi richiesta, domanda potete inviare tutto alla mail sindaco@fagnanoluna.va.it e nel video successivo arriverà la risposta. Passiamo agli eventi del fine settimana, in realtà ricordo solo che sta proseguendo in questi giorni presso lo spazio Ozium di via Patriotti la mostra Dettagli, dal titolo Dettagli, che sarà appunto sabato e domenica. Ricordo anche che venerdì 20, lo dico adesso perché poi nel video di settimana prossima poi ci sarebbe poco preavviso, alle ore 15 presso il Nido delle Rondini, che si trova in via Dominzoni nella struttura del centro diurno per anziani, l'associazione 2L in collaborazione col Circolo Culturale Alba presenta la manifestazione al titolo Esperienza di donne, 3 donne a confronto. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.